passati circa 1400 anni da quando Tolomeo ha pubblicato l'Almagesto. Da allora l'astronomia, materia di studio in molti corsi scolastici, non ha fatto grossi progressi. L'osservazione è plafonata dalle capacità del nostro occhio e in fondo non serve sapere nulla di più. Le stelle, dopo tutto, assolvono egregiamente al ruolo di segnatempo che gli si è dato. Tuttavia la curiosità dell'uomo non è facile da fermare. È il 1543 quando Niccolò Copernico, oramai giunto alla fine della propria vita, pubblica a Norimberga il De Revolutionibus Orbium Celestium, in cui viene presentato un nuovo modello per descrivere il moto dei pianeti. La teoria può essere riassunta con la frase in medio vero omnium resident sol, ovvero nel centro di tutto sta il sole. Secondo la sua teoria, infatti, il moto dei corpi celesti poteva essere spiegato e previsto assumendo che tali corpi ruotassero non attorno alla Terra, ma attorno al sole, su delle orbite circolari. Il suo modello, tuttavia, fa ancora uso di deferenti ed epicicli, come nel sistema tolemaico. Però, ponendo il sole al centro, apporta un cambiamento radicale, un cambiamento di prospettiva, una vera e propria rivoluzione che fa perdere al nostro pianeta la centralità che aveva ricoperto per secoli. Il danese Tycho Brahe trova qualcosa che non lo convince del sistema copernicano. Se la Terra fosse in moto, le stelle più vicine a noi dovrebbero spostarsi nel tempo a causa dello spostamento del pianeta nello spazio. E in effetti è così, ma è uno spostamento così lento e impercettibile che nonostante le sue precisissime osservazioni, che fece ancora ad occhio nudo, risultava a suo tempo impossibile da osservare e misurare. Ed è così quindi che la elabora nel 1588 a sua volta un nuovo modello per descrivere le orbite dei pianeti. Nel suo sistema tutti i pianeti, eccetto la Terra, ruotano attorno al Sole, che si muove invece attorno alla Terra. È un modello che concilia da un lato le previsioni matematiche delle posizioni dei pianeti, mentre dall'altro esclude tutti i possibili conflitti con le sacre scritture. Sarà che Plero, rielaborando i dati di Brahe, ha perfezionare la teoria copernicana, liberandosi dei deferenti e degli epicicli e rendendo la descrizione delle orbite molto più semplice ed elegante. Nel 1609 pubblica tre leggi che regolano il moto dei pianeti attorno al Sole. Leggi che si possono ricavare direttamente partendo dalla legge di gravitazione di Newton, elaborata dal grande scienziato britannico qualche decennio dopo. Perché Plero, le orbite non sono più circolari, come ipotizzato da Copernico, ma ellittiche, e la velocità dei pianeti e il loro periodo di rivoluzione è strettamente legato alla loro distanza dal Sole. Galileo, profondamente convinto dalla tesi di Copernico e dai lavori di Keplero, vuole dimostrare la correttezza della nuova teoria eliocentrica. Da bravo inventore del metodo scientifico, gli serve però una conferma sperimentale e questo può avvenire solamente tramite una più accurata osservazione del cielo. Pertanto, mettendo in campo tutta la sua abilità di ottico e di bricolagista, come diremmo oggi, prende a modello il cagnocchiale di Lipperhai, inadatto alla visione del cielo, e lo modifica, aumentandone l'ingrandimento, il diametro e la qualità delle ottiche. Inventa così il primo telescopio. Galileo non crea il telescopio dal nulla, ma prende ciò che già c'è e lo rende migliore, il che significa più adatto agli scopi che si era prefissato. Questo strumento, diciamoci la verità, non è un granché. Guardare attraverso la sua ottica è un po' come guardare in un buco della serratura. Il campo inquadrato è veramente ristretto. Eppure, grazie ad esso, per la prima volta in assoluto, l'occhio umano vede che sulla Luna ci sono monti, valli, mari e crateri. Alla faccia di chi pensava che fosse solamente una sfera di etere. Scopre le macchie solari, la forma trilobata di Saturno, e le fasi di Venere, spiegabili solamente con un modello di tipo eliocentrico. Scopre che la Via Lattea è formata da un'infinità di stelle che nessuno aveva mai osservato prima, ma soprattutto osserva i satelliti di Giove. Il fatto che ci siano dei corpi in moto attorno ad un altro pianeta diverso dalla Terra è un durissimo colpo per i sostenitori della centralità del nostro pianeta, che perde definitivamente quella posizione di importanza che aveva ricoperto per secoli, diventando un pianeta tra i tanti, in orbita attorno ad una stella tra le tante. Per la prima volta, l'uomo ha la capacità di vedere che l'universo è differente da come lo immaginava. Tutto quello che viene inquadrato col telescopio mostra forme, colori, dettagli che lo rendono profondamente diverso da come lo si era immaginato. E questa diversità smuove, ancora una volta, e se mai fosse necessario, la sua curiosità. È inevitabile, è necessario approfondire, capire, spiegare queste novità. E per farlo bisogna migliorare gli strumenti di indagine. Nascono così i telescopi.